Yamaha X-Max 400 è il protagonista di questa nuova puntata di Comprala Usata. Perché la motorizzazione massima? Perché è questa la versione che meglio descrive la filosofia di questo scooter. Adatto al commuting urbano e divertente da guidare con prestazioni al top di categoria. Se lo cercate usato ve lo diciamo subito, dà più gusto, è meno inflazionato del fratello 300 che però dalla sua è ancora in produzione. Seguiteci, ve lo raccontiamo nei suoi pregi, difetti e richiami ufficiali. Insomma, Yamaha X-Max 400 è uno scooter che si adatta ad un utilizzo a 360 gradi, dalla città ai viaggi a medio raggio, passando per quel quid caratteristico della casa dei tre diapason che si chiama sportività, che per chi trova gusto alla guida resta un punto di forza, per chi cerca comodità rende le sospensioni più rigide, quindi traduci meno comfort sulle strade cittadine più rovinate. Di fatto nel tragitto casa-lavoro il suo sottosella segna un bel punto a favore, due caschi integrali non sono per nulla da tutti. Se lo cercate usato non è un modello che si è svalutato molto nel tempo, complice anche una folta schiera di appassionati a quelle quattro lettere che compongono la sigla X-Max. Prodotto dal 2013 al 2020, oggi non è più a listino, lasciando il passo al fratello minore 300, più rotondo, più apprezzato dal mercato. Al netto di questo le sue quotazioni restano alte, perché dalla sua la qualità costruttiva non è mai stata messa in dubbio. Si parte da 3.000 euro per un modello del 2013 senza ABS, fino a una media di 6.000 per l'ultimo anno in cui è stato prodotto nella versione Iron Max ABS. A proposito di ABS, se state valutando un usato del 2014, sappiate che in quell'anno ci fu un richiamo ufficiale che riguardò proprio l'attuatore idraulico dell'ABS e coinvolse i veicoli prodotti con numero di telaio compreso tra VG5SH 072 000 00 101 e 000 00694. In generale, comunque, quando cercate un usato fate sempre attenzione ai tagliandi alla manutenzione ordinaria. Fanno sempre la differenza tra un buon acquisto ed una possibile fregatura. Se poi siete della categoria meglio non correre rischi, affidatevi alla rete dei concessionari, magari ufficiali, che mettono sul piatto 12 mesi di garanzia sullo scooter. Alla guida dell'X-Max 400 si sta comodi, piace la sella larga e bassa, piace la posizione, bella la strumentazione piena di informazioni, buona la protezione dall'aria con il plus del parabrezza più alto di 50 mm rispetto al fratello da 250 cm3, sulla cui base venne alleggerito e sviluppato il suo telaio, e dei deflettori per le mani integrati nello scudo anteriore che piacciono come linee e come funzionalità. Sottosella lo spazio aumenta del 10% in più sul 250, crescendo a ben 36 litri, ovvero due caschi, come dicevamo, si stipano facili. Motore ok, ottimo spunto, non esplosivo ai medi, ma capace di un allungo da non temere la concorrenza con il fratellone bestseller, T-Max. In pratica con questo 400 tocchi facile i 180 km/h e ti sorprende per la stabilità impeccabile. Al netto di un peso non proprio piuma di 211 kg, massa, che lo ricordiamo, da mettere sul cavalletto centrale senti poco, perché offre un'ottima leva. Tornando ai richiami ufficiali, il secondo dei due di cui fu coinvolto l'X-Max 400 riguardò la prima serie del 2013. Nei telai, compresi tra VG5SH 071 000 00 1600 e 2424, e fu relativo alla tubazione del freno posteriore che perdeva pressione in frenata. Anche in questo caso, libretto alla mano e occhio al numero del suo telaio. Insomma, X-Max 400 sottolinea il prodotto Yamaha lato scooter, un prodotto sportivo, prestazionale e facile da guidare, aspetto che impone però un compromesso, ovvero il lato comfort, perché in città le sospensioni rigide filtrano meno. E poi la frenata è pronta e decisa, quindi sportiva, ma poco modulabile. Lato divertimento extraurbano invece, X-Max 400 ha buoni argomenti. Rigoroso nello scendere in piega, anche se non fulmineo, stabile in curva, da soli ed in coppia. Ah, perché lì dietro si sta seduto in poltrona. In ultimo, 14 litri del suo serbatoio, che su strada si traducono in oltre 300 km di autonomia.